Calma. Stiamo arrivando con l'almanacco e con l'oroscopo. È il 22 dicembre, oramai siamo alle porte con i sassi, come si dice. 9 giorni alla fine dell'anno, primo giorno d'inverno, il sole entra nel segno del Capricorno. Ben trovati da Mauro. Compleanni attore e modello Alex Belli, nato nell'82. Andiamo avanti, nel 78 il conduttore TV Massimiliano Ossini. Frase del giorno: quando davvero non ti interessa niente di quello che pensano gli altri, beh, vuol dire che hai raggiunto un pericoloso ma fantastico livello di libertà. E adesso ci prendiamo la libertà di ascoltare il nostro oroscopo per questo 22 dicembre. Voglia di evadere dall'ambiente che vi circonda. Marte vi aiuta a lanciarvi. Qualche disagio invece nel lavoro, situazione da tenere sotto controllo evitando colpi di testa. Si consolida una bella amicizia. Lo spirito d'avventura favorisce progetti per i viaggi. Impreviste occasioni per divertirvi le avrete accettando gli inviti. Toro, si profilano scelte certamente difficili per il vostro futuro professionale. La lungimiranza spianerà la via al successo. Atmosfera più serena in campo sentimentale. Prendete voi l'iniziativa di una riconciliazione. Inoltre, curate l'estetica e l'abbigliamento. Gemelli, cambiamenti in vista e in campo lavorativo. Qualche possibile attrito non deve farvi perdere coraggio. Mettete subito le cose in chiaro facendo valere le vostre convinzioni. Serate piacevoli tra amici, siete molto richiesti. Cancro, non perdete tempo in inutili recriminazioni. Avete ottime energie a disposizione per cavarvela brillantemente. Non trascurate i dettagli pratici nel programmare un piano di lavoro. Il senso dell'organizzazione vi premierà. Tenete le distanze da un collega invadente. È un buon momento per le finanze. Leone, evoluzione planetaria favorevole. Gli astri vi aiutano a superare inquietudini e difficoltà. Riuscite a conciliare gli impegni familiari con il bisogno di evadere dalla normale routine. Una discussione chiarificatrice rimette in sesto le cose. Non rimandate per amore del quieto vivere. Nel lavoro siete dalla parte giusta. Vergine, non lasciatevi intrappolare da ingiusti sensi di colpa. Marte vi aiuta a uscire brillantemente da una situazione di ristagno. Energie ad alto voltaggio, evitate gli accumuli cercando stimoli giusti per non impigrirvi e dare spazio al vostro bisogno di autoespressione. In amore dovete essere più concreti e più realisti. Bilancia, nel lavoro non arrendetevi al primo ostacolo. Il vostro fiuto vi aiuta di sicuro a districare una situazione difficile. Venere acuisce la vostra sensibilità, appagate il senso artistico e ricercate l'armonia anche nei rapporti interpersonali. Con la persona amata, le sfumature dicono molto più delle parole. Scorpione, la perspicacia e la capacità di concentrazione vi aiutano nel lavoro. Vi sentite intraprendenti, avete voglia di premere sull'acceleratore. Periodo delicato invece per i sentimenti, qualche incrinatura da non alimentare. Un dialogo aperto potrebbe tenere lontane le nubi. Sagittario, energia fisica e psichica a pieno ritmo. I pianeti vi sostengono e vi aiutano ad affrontare gli ostacoli con spirito battagliero. Siete certi d'avere ottime possibilità di riuscita e in effetti le avrete. Protetta la sfera degli affetti. Gli alti e bassi non incrinano la stabilità di fondo. Capricorno, oggi sono favoriti i progetti, soprattutto a lunga scadenza. Attenti a non essere troppo intransigenti nei rapporti di lavoro. Le circostanze richiedono elasticità. In famiglia, un chiarimento scioglierà le tensioni accumulate. Avete comunque bisogno di relax, anche in visione delle prossime notti di follie. Acquario, giornata favorevole per rinsaldare vecchi legami ed intrecciare nuovi rapporti. Qualcuno paga un vecchio debito di riconoscenza. Prospettive di guadagno da una collaborazione. L'elasticità e l'ampiezza di vedute vi giovano anche nei rapporti sentimentali. Pesci, un impegno preso si rivela redditizio ma anche assillante. Non sciupate i vostri dovuti e doverosi momenti di relax. Serviranno a ridarvi la carica. In amore, l'emotività rende contraddittorio il vostro comportamento. Dite no a quei legami troppo possessivi, anche perché ci sono nuovi incontri all'orizzonte.